Parco dell'Argingrosso, nel rione dell'Isolotto a Firenze. Vi ricordate quando vi abbiamo raccontato del boschetto degli incontri? Beh, stavolta siamo andati dall'altra parte del parco per un problema molto più grave. Guardate un po' cosa succede. Questa è il Parco dell'Argingrosso, vedete, in tutta la sua grandezza. Ecco, entriamo in questo anfratto ricavato dal bosco. Arriviamo in questo laghetto di scarica. Ecco, un motorino. Qua sono facilmente riconoscibili delle ruote. Prossimità delle abitazioni, c'è ancora la parte del laghetto che vi abbiamo fatto vedere prima. L'angolo nascosto che stiamo per svoltare, vi faremo vedere che cos'è questo laghetto all'interno del Parco dell'Argingrosso. Fate bene attenzione a questi fusti blu che sto inquadrando adesso, cioè facciamo sul laghetto artificiale completamente diventato una assoluta discarica. Vedete tutti i rifiuti che vengono scaricati, ma io non so da quanto tempo è che questo laghetto può essere in queste condizioni. Fatto sta che vi facciamo vedere come, girando, questo sembra un posto completamente dimenticato, non sembra nemmeno Firenze. Percorrendo questo sentiero tra le frasche e ancora gli orti, vedete, addirittura c'è il filo spinato in questi orti, vi facciamo vedere dove si arriva. C'è una scaletta in pietra e ci avviciniamo a questa palude vera e propria. Vi faccio vedere ancora la quantità di rifiuti che sono nascosti anche sott'acqua, possiamo così dire. Compaiono le sagome di questi barili, di questi fusti, vedete, per dire. Eccone un'altra. Lo stato in cui versa questo laghetto, siamo nel Parco dell'Argingrosso, nella zona dell'Isolotto a Firenze, ricordiamo, ecco, questa è la situazione di come quella che è in realtà. Proseguendo per questo sentiero, eccoci qua, c'è un'attrezzatura, vedete qua, incredibile pensare che dentro Firenze sia questo, eh? E si va ancora avanti per questo sentiero che sembra praticamente non finire mai. Potete vedere lo stato di assoluto abbandono. Ecco, questa è una situazione incredibile, quella che state vedendo è una ruota. Cosa importante è ricordare che all'interno di questo parco, che sembra tutto tranne che una zona frequentata, invece di sopra di quella folta vegetazione ci sono bambini che giocano e qui si scaricano rifiuti di ogni tipo sotto il controllo di nessuno. Ecco, vedete ancora tutto il materiale che viene scaricato, ricoperto, nascosto dalla vegetazione. Ma che cosa ci può aspettare? Del resto la situazione è quella che vi abbiamo fatto vedere, sembra incredibile. Questi barili blu caratterizzano questi orti, eccoli qua, che ci sono qua accanto. Non vogliamo assolutamente tirare in ballo nessuno, però insomma ce ne sono troppi in questo laghetto. Insomma, avete visto cosa succede? A noi non sembra molto normale, ma soprattutto ci domandiamo cosa si aspetta a intervenire.